Chiara Fontanesi, quinto titolo mondiale, come te nessuna nella storia del cross e di tutto il motociclismo femminile. Che impressione ti fa? Ma sono veramente contenta, sto cercando di realizzare ancora adesso, perché quando finisci il mondiale un po' ti scarichi la tensione, un po' entri in un vortice di interviste varie che fai fatica un attimo a realizzare, però ogni giorno che passa capisco sempre di più quello che ho fatto e sono veramente contenta, soprattutto sono felice perché mi sono impegnata tanto quest'anno e ho fatto grandissimi sacrifici e sforzi che mi sento che ora sono stati veramente ripagati, quindi 5 iniziano ad essere un numero importante e sono contenta, non avrei mai immaginato di arrivare fino qua. Il quinto è anche il più sofferto, il più rocambolesco, il finale è stato quasi da film, una grande emozione, che ci racconti un po'? E diciamo che sì, dopo il primo, che il primo è sempre il primo, il quinto è il più bello, il più vissuto, il più lottato. È stato vinto all'ultimo giro praticamente in condizioni veramente difficili, la pista era allagata, abbiamo corso 6 gare di cui quasi tutte sono state le seconde manche con pista bagnata, difficile da portare a termine la gara, quindi nonostante avessi lavorato bene era difficile mettere in pista le qualità e quello che avevamo acquisito durante gli allenamenti. Alla fine è andata così, ci giocavamo il mondiale in 4 e a un giro dalla fine sono riuscita a vincere per un punto, è stata una roba pazzesca, e tagliare il traguardo senza sapere di aver vinto il mondiale e scoprirlo dopo è stato ancora più bello. Con te, proprio in quel momento in cui l'hai scoperto, un tifoso speciale, particolare, raccontaci tutto. Ma diciamo che è stato bellissimo avere Scott con me all'ultima gara, perché avevo bisogno di lui, mi ha dato un sacco di forza, mi ha aiutato tantissimo in questi ultimi 2 mesi e comunque condividere la vittoria con lui è stata la cosa più bella, perché a differenza degli altri 4 titoli che ero contenta, ero felice, questa volta ero contenta, ero felice e ho potuto condividerlo con la persona che ho al mio fianco in questo momento e che spero che ci sia pertanto, perché mi rende felice ogni giorno e averlo avuto là con me è stata la cosa più bella che poteva succedere.